Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Spazio Salute, l'approfondimento sui servizi sanitari, ospedalieri e territoriali della provincia BAT. Spazio Salute è realizzato in collaborazione con l'ASBT. Oggi siamo nella struttura di epidemiologia e statistica dell'ASBT e presenteremo il rapporto Tumori 2019, il quarto rapporto tumori realizzato all'interno della ASR. Entreremo nel dettaglio dei risultati ottenuti e presenteremo la campagna di comunicazione social realizzata proprio per diffondere i dati ad un pubblico ampio. Direttore della Unità Operativa di Epidemiologia e Statistica dell'ASBT è il dottor Vincenzo Coviello. Ben trovato. Buongiorno Micaela. Allora, direttore, qua facciamo la redazione del rapporto tumori. Quest'anno siamo alla quarta edizione, un'edizione importante perché intanto raccoglie i dati relativi ad un arco temporale molto ampio che parte dal 2006 e arriva fino al 2014, ma abbiamo osservazioni fino al 2017. Intanto diciamo, come è costituito questo rapporto? Come si costruisce il volume? Il volume è il risultato finale di una lunga attività che dura costantemente durante tutto l'anno, che parte dalla raccolta di tutti i flussi, dalla verifica della congruenza delle informazioni, alla ricerca di nuove informazioni, fino alla composizione e alle operazioni anche di verifica e controllo sul quadro finale, fino all'elaborazione dei dati. Elaborazione dei dati che significa anche molto spesso poi ritornare anche sulla qualità del dato stesso. È un punto però fondamentale quello della produzione del rapporto. Infatti io direi che la prima cosa importante di questo rapporto è che è il quarto. Quindi questo significa che da parte nostra c'è stata sempre l'idea di dare continuità alla produzione di questo di un elaborato che fosse a disposizione di tutti, perché è necessario su questo dar conto della propria attività, è necessario che la ASL dimostri, e in questo caso la comunicazione è fondamentale, qual è il grado di sorveglianza che si ha su queste malattie. Stiamo parlando di un rapporto sin dalla prima edizione accreditato a AIRTUM, che è l'Associazione Nazionale Registro Tumori. Che cosa significa questo? Ecco, questo è nella raccolta dei dati dei tumori è molto facile sbagliare, proprio perché per costruire questo dato di incidenza, cioè sui nuovi casi di malattia e di sopravvivenza, bisogna raccogliere tante informazioni. È molto facile che le informazioni si duplichino o in parte siano perdute. Tutto questo quindi corrisponde al fatto che ci deve essere qualcuno che deve verificare la qualità del tuo lavoro, se cioè questi processi, questi meccanismi sono conformi a determinati standard nazionali e internazionali. Noi abbiamo superato in maniera ufficiale questo percorso, questo momento di validazione, di accreditamento appunto del registro nel 2014 e subito dopo pubblicammo i nostri risultati. Non avremmo voluto farlo prima perché non avevamo a un certo punto la verifica, l'attestazione di un gruppo esterno che ha esaminato i nostri dati e ne ha verificata la qualità. Da allora ne abbiamo fatti quattro. Entriamo nel dettaglio del rapporto del 2019. Quali sono i dati salienti che emergono? Ma io prima di tutto, questo sarà il motivo della presentazione di Trani, è che per la prima volta noi presentiamo dati con una prospettiva di lungo periodo. Quindi questa prospettiva di lungo periodo ci consente di avere degli obiettivi più ambiziosi, che sono quelli di non descrivere più, non dire più qual è il rischio, per esempio, della nostra popolazione rispetto a quella italiana, ma di dire come è evoluto in questi anni, come è cambiato questo rischio. Quindi dare un quadro dell'andamento del rischio della nostra popolazione, di malattia oncologica nella nostra popolazione, rispetto all'Italia. Questo è un primo obiettivo completamente innovativo. E poi di tracciare una interpretazione della nostra capacità di lotta contro il cancro.
Questo ci è stato reso possibile da questa prospettiva di lungo periodo. Tu giustamente hai detto abbiamo casi 2006-2014 seguiti fino all'inizio del 2017. Ci ha consentito di costruire anche un andamento della sopravvivenza. Cioè noi non solo diciamo qual è la sopravvivenza dei casi di tumore dopo fino a un certo tempo dalla diagnosi, ma diciamo anche come questa sopravvivenza è cambiata nell'arco di questo periodo. È stata stabile, è migliorata, in che misura è migliorata? Ora, combinando tutta questa serie di dati, noi riusciamo a dire, a proporre un'idea complessiva di come è cambiata la nostra capacità di lottare contro il cancro. Questa capacità di lotta contro il cancro non è solo la capacità di cura del cancro, ma è anche la capacità di prevenire il cancro, perché l'obiettivo è quello di avere meno casi, curarli meglio e quindi avere sempre meno morti per questa malattia. Questa che ho descritto è la situazione di progresso ottimale, che per alcune neoplasie possiamo anche verificare. In altre situazioni registriamo invece delle situazioni di progresso per il minor carico di malattia. Che cosa vuol dire? Che non abbiamo significative modifiche della sopravvivenza, ma abbiamo registrato in questi anni sicuramente un minor numero di casi e un minor numero di morti. E quindi è anche quello è un progresso fondamentale. La lotta contro i tumori comincia dalla prevenzione. Nel corso degli anni abbiamo sempre registrato un dato abbastanza negativo rispetto alla neoplasia del fegato. Sì. Quest'anno la tendenza invece che mettiamo in evidenza è un po' diversa. Certo, e infatti questo rapporto lo conferma, che il nostro rischio di tumore rispetto alla popolazione italiana è sceso in questi anni dal più 90%, che è un valore molto alto ed è quello che abbiamo proposto purtroppo nel primo rapporto 2006-2008, oggi siamo scesi al 130%, quindi siamo scesi a più 30%. Siamo ancora alti rispetto all'Italia, ma siamo scesi di 60 punti percentuali. Ci siamo quasi normalizzati. Se guardiamo le cose solo al nostro interno, possiamo rilevare che c'è un netto calo della incidenza, significativo anche dal punto di vista statistico, e della mortalità, con un quadro della sopravvivenza che resta sostanzialmente invariato. Quindi anche questo è una situazione di progresso per minor carico di malattia. Abbiamo giustamente parlato di informazione e di prevenzione rispetto ai tumori femminili, emerge un dato abbastanza preoccupante relativo al tumore della mammella che però ci induce a fare campagna di comunicazione verso lo screening, perché è un tumore che aumenta e i dati di sopravvivenza non sono in miglioramento, giusto? Sì, purtroppo il tumore della mammella, con i dati che abbiamo noi a disposizione, ci indica un quadro per certi aspetti anche di segnalazione di urgenza di interventi. Abbiamo un quadro di un'incidenza che è ancora più bassa di quella italiana, ma una mortalità che è più alta. E purtroppo questo gap che c'è fra numero minor rischio di casi ma maggior rischio di morti è colmato da una sopravvivenza che è inferiore a quella italiana. Non è un dato solo della BAT, sia chiaro, è un dato che accomuna in questo tutta la Puglia e purtroppo tutto il sud Italia. Noi siamo 4 punti percentuali più bassi rispetto alla Italia, alle regioni del centro-nord, come sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Può sembrare che il dato sia, che questa differenza sia molto bassa, in realtà non lo è. Perché questo è un tumore estremamente frequente. Noi solo nella nostra popolazione, che è composta da circa 200.000 donne, contiamo mediamente 250 nuovi casi di tumore della mammella. Un 4% in più di sopravvivenza, in una maniera diciamo un po' semplificata, vuol dire che a 5 anni abbiamo 10 morti in più rispetto a quelli che avremmo contato se invece il nostro sistema di screening e di diagnosi precoce, e quindi di aggredire un tumore in una fase precoce, ci potrebbe consentire. Quindi sono 10 morti che paghiamo
per questa minore efficienza della macchina dello screening. Parliamo di tumori infantili, un tema che soprattutto in questo territorio suscita da sempre molto interesse. Che cosa emerge nel rapporto di quest'anno? Noi, come in ogni altra occasione, sui rapporti sui tumori infantili facciamo una scheda dove mettiamo a disposizione i nostri dati, li diciamo tutti. Noi presentiamo in questo rapporto abbiamo portato la nostra casistica a 128 tumori infantili. Ciascuno di questi tumori è classificato, è codificato, abbiamo il nostro dato di incidenza che è confrontato con quello italiano ufficiale, che è ancora quello 2003-2008. Presentiamo il nostro dato di sopravvivenza anche. Ecco, su questi tumori è necessario chiarire una cosa. Sono tumori rari, ma non per questo meno importanti e meno interessanti anche dal punto di vista statistico, ma sono veramente malattie molto rare, che hanno una frequenza dell'ordine dei casi per milione. E i nostri dati confermano anche questa frequenza nel nostro territorio. Il fenomeno quindi va sicuramente sorvegliato e indagato a livelli, a contesti più ampi. Quantomeno il contesto regionale. Quindi dobbiamo fare, come è stato più volte ipotizzato, dobbiamo realizzare un registro tumori infantili dove facciamo convergere le informazioni di tutta la Puglia. E anche a livello nazionale bisognerebbe fare di più. Cioè bisognerebbe fare in modo che ci sia una specifica sezione dedicata ai tumori infantili nell'ambito del registro tumori nazionale che è stato da poco approvato, per fare in modo che quelle specifiche tematiche, che sono molto delicate anche sul piano della certezza diagnostica, dei tumori infantili siano affrontate da personale dedicato. Il rapporto Tumori 2019 mette in evidenza anche un segnale positivo rispetto alle patologie fumo correlate. Certamente, questo è un segnale molto importante da rilevare. Ed è quello che, soprattutto nelle donne della popolazione della nostra provincia, l'abitudine al fumo è molto più bassa di quella che riscontriamo in altre parti del territorio nazionale. E questo fa sì che tutta una serie di tumori siano più bassi, nettamente più bassi rispetto a quelli che ritroviamo in Italia. L'esempio più evidente è quello del tumore del polmone, dove noi abbiamo una incidenza, cioè i casi di tumore che si verificano nella popolazione femminile della BAT è del 50% inferiore rispetto a quello che si verifica in Italia. E poi un'altra cosa che ci caratterizza è il fatto che noi non abbiamo avuto nessun andamento in incremento della frequenza dei nuovi casi, cosa che invece si è verificata nel resto d'Italia. Nel resto d'Italia le donne hanno iniziato a fumare in maniera molto importante e questo ha provocato anche un'epidemia di tumore polmonare e degli altri tumori fumo correlati nelle donne. Da noi questo fenomeno non si è verificato. Noi non registriamo nessun incremento di incidenza, nessun incremento di mortalità. Quindi questa è una situazione che noi potremmo dire di nessun progresso, ma in realtà è una situazione virtuosa che dobbiamo preservare. Quindi qui ci sono non solo delle indicazioni a fare, ma anche delle indicazioni a tener conto di alcune specificità della nostra popolazione che vanno invece sorvegliate e tutelate. Bisogna fare in modo che l'abitudine al fumo nella nostra zona, non nella nostra popolazione, non invada la popolazione femminile. Bisogna fare in modo che i nostri adolescenti, le nostre adolescenti, non inizino a fumare, perché questa situazione è quello che poi alla fine produce un dato complessivo importante, che l'incidenza di tutti i tumori nel loro complesso nella popolazione della BAT è più bassa rispetto all'Italia, sia per quanto riguarda gli uomini e sia per quanto riguarda le donne.
Il rapporto tumori presenta dei dati relativi all'incidenza, quanti sono i nuovi casi, relativi alla mortalità, alla sopravvivenza, ma parliamo anche di prevalenza. Dottor Francesco Cuccaro, che cos'è la prevalenza? Che cosa significa? Sì, allora, un registro tumori produce direttamente un dato di incidenza, quindi i nuovi casi di tumore. Ci può determinare la possibilità di stimare la sopravvivenza, cioè quanto sopravvivono i casi di tumore. Attraverso questi due indicatori possiamo costruire, diciamo, un terzo indicatore, che è quello della prevalenza, la prevalenza di tumori, ovvero il numero di pazienti affetti da tumore, quindi che hanno avuto nel corso della loro vita la diagnosi di tumore, viventi in un certo momento. Noi abbiamo prodotto la prevalenza al 1 gennaio 2015, utilizzando quindi tutti i dati di incidenza a disposizione del registro tumori, quindi dal 2006 al 2014. Mentre l'incidenza ha una grande importanza dal punto di vista della eziologia dei tumori, perché il numero di nuovi casi di tumore dipende dai fattori di rischio a cui i soggetti di una determinata popolazione sono esposti, la prevalenza ci dice qualcosa sul carico, sul burden di tumori presenti in un certo momento. Ed è quello che anche determina un po' la percezione dei tumori, ad esempio, nella popolazione, tra i cittadini o tra i medici di medicina generale, quindi questa percezione di quanti sono i tumori in un certo momento nella popolazione. È di per sé un indicatore composito, che quindi proprio perché include tutti i pazienti che hanno avuto una diagnosi di tumore, per cui sia soggetti che hanno avuto una diagnosi recente, ad esempio da 1 o da 2 anni, sia soggetti che hanno avuto una diagnosi nel passato. Questo indicatore è in parte proprio computato con i dati di incidenza, quindi sono i soggetti che sono entrati, diciamo, come casi incidenti nel registro tumori e sono viventi. In parte è anche stimato, cioè visto che noi abbiamo un registro che parte dal 2006, noi dobbiamo anche stimare quei casi che, pur essendo viventi oggi, hanno avuto una diagnosi precedente, e esistono dei metodi che permettono questo calcolo. A questo punto noi abbiamo anche scomposto questo indicatore, distinguendo diverse fasi, diciamo, avendo da una parte i casi di tumore recente, quindi quelli viventi al 1 gennaio 2015 con una diagnosi entro 2 anni prima, poi tra 2 e 5 anni prima, tra i 5 e i 9 anni, e questi sono tutti casi proprio computati, e poi abbiamo stimato quello che avveniva prima di questi 9 anni. La somma di tutte queste parti ci dà la prevalenza completa, cioè tutti i casi, i soggetti che hanno avuto una diagnosi di tumore. Però ognuna di queste scomposizioni ha un suo valore specifico, perché sicuramente casi che hanno avuto una diagnosi negli ultimi 2 anni sono casi che impattano molto sul sistema sanitario, quindi che hanno necessità di diagnosi, di stadiazione, di prime cure di tipo chirurgico, chemioterapico, radioterapico. Poi dall'altra parte abbiamo invece soggetti che hanno magari avuto una diagnosi molti anni prima e che sono o lungo sopravviventi, e in alcuni casi possiamo anche definirli come guariti, quindi teoricamente non avrebbero più bisogno di specifici controlli sanitari inerenti, diciamo, alla patologia neoplastica di cui sono stati affetti nel corso della vita. Quindi questi dati aiutano il sistema sanitario in realtà a fare programmazione, perché ci fanno un quadro della situazione generale e ci dicono quanti sono quelli che hanno bisogno di interventi immediati nell'acuto e quanti invece hanno bisogno di interventi di follow up, di controllo e di valutazione post dello stato di salute. Assolutamente sì, questo appunto permette sì di allocare le risorse finanziarie, i posti letto, la necessità appunto di diagnosi e di terapia in base al carico neoplastico della popolazione, suddiviso appunto per questi periodi temporali che ci permettono di riconoscere casi che noi abbiamo definito acuti, appunto perché recenti, da casi subacuti, cronici oppure appunto lungo sopravviventi e guariti.
registro tumori 2019 l'ASBT ha prodotto anche una campagna di informazione e di comunicazione social che si chiama Informazione e Prevenzione. L'obiettivo è quello di arrivare attraverso tutti i canali social dell'ASBT, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube, ad un pubblico ampio e di passare le informazioni principali relativi proprio al rapporto tumori. Naturalmente il rapporto è online sul sito internet dell'ASBT e per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail anche all'indirizzo di posta elettronica comunicazione@asbat.it. Con Spazio Salute, arrivederci alla prossima puntata.